Salve a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi vi porto la recensione del nuovissimo bellissimo Oskal C80, uno smartphone che fa parte del marchio Blackview, molto interessante, con un ottimo design, uno schermo a ben 90 Hz e una fotocamera da 50 megapixel. Prima di andare avanti, vi invito come sempre di iscrivervi al canale e attivare la campanellina per restare sempre aggiornati sui miei video. Saluto gli amici di digitabili.blog e il gruppo Telegram di malati di smartphone. All'interno di questa bella confezione troviamo, oltre il nostro smartphone, cover in silicone trasparente di buona fattura, spillino per divano SIM, classici libretti delle istruzioni, cavo di ricarica USB tipo C, con caricabatterie a ricarica rapida da 18 W. Oskal C80 è realizzato interamente in policarbonato di ottima qualità. È disponibile in varie colorazioni. Io ho preferito questa colorazione Early Sun Snow con il frame grigio e il retro in bianco, con piacevoli giochi di luce. Le dimensioni sono di 164,2 x 76 x 8,6 mm di spessore, per un peso di 188 grammi. Analizzando bene lo smartphone troviamo nella parte destra il bilanciere del volume col tasto di accensione e spegnimento che integra il sensore delle impronte digitali che è preciso ma non velocissimo. Nella parte sinistra abbiamo lo slot che può ospitare due nano SIM oppure una nano SIM più la micro SD. Nella parte inferiore abbiamo jack a 3,5 mm, primo microfono, porta di tipo C e altoparlante di sistema che purtroppo è solamente mono. Nella parte superiore non abbiamo nulla, sul retro abbiamo il modulo delle fotocamere. Oskal C80 monta un display IPS LCD da 6,5 pollici diagonale, con risoluzione purtroppo solo HD+, 720x1600 pixel. Cosa interessante è che su questi smartphone cinesoni inizia a intravedersi la frequenza di aggiornamento maggiorata. Su questo C80 abbiamo una frequenza a ben 90 Hz. La luminosità massima arriva fino a 400 nits. Nel complesso è un buon display con colori ben bilanciati, peccato solo per la risoluzione bassa. Parlando invece di hardware, su questo Oskal C80 troviamo un processore Unisoc T606 octa-core da 1,6 GHz, affiancato da una GPU Mali G57 MP1. Abbiamo 8 GB di RAM e LPDDR4X, che con la RAM virtuale arriva per un totale di ben 14 GB, e la memoria interna di 128 GB UFS 2.1, espandibile tramite microSD fino a 1 TB. Come connettività abbiamo il supporto a Dual SIM 4G LTE, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.0, i vari GPS, purtroppo non è presente il chip NFC, abbiamo il jack audio e l'audio è solamente mono di discreta potenza. La batteria è una 5180 mAh e garantisce senza problemi oltre un giorno di autonomia, anche con uso stress. La ricarica è a 18 W e non è presente purtroppo la ricarica wireless. Parlando invece di fotocamere, questo Oskal C80 monta un sensore da 50 megapixel Samsung F1.8 e un inutile 0,3 megapixel per l'effetto a profondità. La fotocamera frontale è da 8 megapixel F2.0. Con il sensore principale, con buona luce, si ottengono buoni scatti. Con poca luce il sensore inizia a soffrire e la modalità notturna migliora leggermente il risultato. Appena sufficiente la fotocamera selfie. Mentre i video vengono registrati fino al massimo del 1080p, senza nessuna stabilizzazione.
Oscar C80 arriva sul mercato con Android 12 e le patch sicurezza aggiornate al 5 settembre 2022. La personalizzazione è la DogOS 3.0, che rispetto alle vecchie versioni è migliorata, ma pecca ancora di traduzione in lingua italiana. Interessante la funzione della RAM virtuale fino a 6 GB per un totale di 14 GB, che su questo dispositivo sono un po' eccessivi. Abbiamo le gesture, la modalità oscura, Android Auto, una modalità gioco. Nel complesso è un software completo, non è velocissimo, ogni tanto potrete notare qualche bug, ma chissà se arriveranno mai aggiornamenti. Potete acquistare questo Oscar C80 su Amazon ad un prezzo che oscilla intorno alle 160 euro. Vi lascio qui sotto il link d'acquisto in descrizione. Per concludere, Oscar e Blackview con questo C80 hanno imboccato la strada giusta. Il design c'è, devono solo raffinare bene software e hardware in generale. I punti di forza sono la batteria e l'autonomia, il design e il refresh rate display aumentato. Come punti deboli direi la risoluzione display che è solamente HD+. Il reparto fotografico poteva essere leggermente migliorato, le traduzioni software in lingua italiana davvero penose e l'interrogativo sui futuri aggiornamenti e migliorie. Per oggi è tutto, vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale e se il video vi è piaciuto lasciate un bel like per supportarlo. Per qualsiasi info scrivete pure nei commenti. Ciao, alla prossima!